quello di Francoforte è ovviamente il salone di casa per tutti i costruttori tedeschi. E questi ultimi non fanno davvero nulla per dissimulare la propria voglia di primeggiare. Le dimensioni degli spazi espositivi sono assolutamente mostre, ma anche il numero e il livello delle novità è di quelli da lasciare senza fiato. E in questo senso Mercedes fa fino in fondo la propria parte. Siamo di Francoforte, giochiamo in casa con Mercedes-Benz, presentiamo 70 autovetture, 9.000 metri quadri di stand, tante anteprime mondiali, coupé e cabriolet e poi una visione del futuro dell'automobile secondo noi di Mercedes. Partendo dalla Smartina, la cabriolet più piccola, 2,69 metri, fra l'altro è la cabriolet più venduta in Italia, che torna sul mercato, dobbiamo aspettare febbraio per averla in vendita, però la cominciamo a vedere, quindi capote in tela, 12 secondi l'apertura, anche a vetture in movimento. E poi arriviamo ai 5 metri di classe S, l'avevamo dichiarato, ecco, siamo alla sesta versione di carrozzeria su classe S, una cabriolet meravigliosa, il meglio dell'industria automobilistica a disposizione su questa vettura, due motori V8, 8 cilindri, 455 e 585 cavalli firmati AMG e poi il massimo del comfort. Abbiamo ovviamente sedili riscaldabili, braccioli riscaldabili, tutte le funzioni per evitare turbolenze e l'ingresso dell'aria nell'abitacolo anche a capo scoperta fino alla seconda fila di passeggeri e poi, come dicevo, la C-Coupé. Completiamo la gamma dopo berline station wagon con una versione due sportelli che richiama tutti i tratti del design delle vetture coupé Mercedes, molto più bassa, più rigida, quindi più atletica e anche negli interni più sportiva, motori, benzina e diesel, i diesel sono i 4 cilindri da 170 e 204 cavalli e poi anche in questo caso una AMG da 510 cavalli. Una piccola annotazione su C-Coupé, arriva nel mondo di classe C il braccio, porgi cintura, che era un grande classico dei coupé di un tempo, da chi si ricorda il 560 SEC, poi sulla classe, ecco, debutta anche su classe C. Un salone importante non sarebbe tale se i costruttori non mostrassero, oltre alle proprie novità, anche le concept cars che illustrano le rispettive visioni dei prodotti destinati al domani più prossimo. Il concept IA anticipa il futuro della mobilità secondo noi di Mercedes, le berline del futuro. In che senso? Le anticipa nel design esterno, molto più pulito, sensuale e atletico, ma non fine a se stesso, utile a ridurre consumi ed emissioni con CX record, 0,26 di CX, è la vettura con il coefficiente aerodinamico migliore al mondo. Poi andiamo sotto pelle, quindi i propulsori. Il concept è mosso da un propulsore plug-in ibrido, quindi abbiniamo un motore a benzina endotermico, una riserva di energia e addirittura possiamo fare 66 km in elettrico puro e questa è la nostra visione della sostenibilità del futuro, quindi propulsioni sì sportive ma con un occhio a consumi ed emissioni e poi gli interni completamente rinnovati dai sedili alla plancia, addirittura il volante a due razze che anticipa tanti elementi che vedremo nell'auto del futuro.